Ciao e benvenuti a un nuovo video in cui parliamo finalmente delle uscite manga per agosto 2021. Al solito parliamo delle novità e di quei titoli che tornano dopo una lunga attesa, più o meno, ma poca roba in realtà. Ovviamente non aspettatevi una marea di novità, è agosto e quindi le uscite più cicciose saranno immagino a settembre, ma qualcosina c'è. Iniziamo come sempre con Panini Comics e intanto il primo manga ad arrivare ad agosto è Burn the Witch 1 di Tite Kubo, in teoria ambientato nella stesso mondo di Bleach, anche se non ho capito bene in che modo, visto che ci sono tipo streghe e draghi, dovrebbe essere un volume di 224 pagine a 4,90€ e dovrebbe contenere quella che è tutta la prima stagione di Burn the Witch, grosso modo, perché in Giappone la serie dovrebbe poi riprendere più avanti. Sinceramente non ho informazioni in più, ma vabbè, da fan di Tite Kubo sicuramente andrò a comprarlo, ma ok. Poi, per palati decisamente più raffinati e portafogli decisamente più pieni, abbiamo il Giro Taniguchi Collection Deluxe Cofanetto 2. È un cofanettone che contiene 4 opere indimenticabili di Giro Taniguchi, che saranno poi ovviamente disponibili anche in formato singolo. Parliamo di Blanca, I Cani degli Dei, Il Libro del Vento e Tokyo Killers. Il cofanetto costerà in tutto 94€, mentre i singoli volumetti 22, quindi facendo un po' i conti pagate il cofanetto 6€, perché d'altronde come non premiare chi si compra tutti e 4 i volumetti insieme facendogli pagare il cofanetto, ovviamente. Ma tranquilli, sarà un cofanetto di immensa qualità, sarà bellissimo da guardare e accarezzare. In ogni caso, i singoli volumi sono piuttosto discordanti a livello di rapporto qualità-prezzo, infatti se Blanca e I Cani degli Dei sono 550 pagine circa, per 22€ Il Libro del Vento e Tokyo Killers invece sono intorno alle 200-240 pagine. Insomma, da farci un pensiero se non avete questi volumi, però secondo me anche tenendo d'occhio il portafoglio. Poi abbiamo una noticina che ci dice che comprando Blue Lock numero 2 avrete in regalo in fumetteria gli esclusivi cartellini di Blue Lock, ma solo se lo ordinate entro il 30 giugno e quindi è un po' tardi, ma ok. Dopodiché abbiamo un nuovo romanzo di Naruto, ovvero L'impresa eroica di Sasuke, I coniugi Uchiha e Il firmamento stellato di Masashi Kishimoto e Jun Esaka, brossurato, 194 pagine, 12,90€. Poi abbiamo un fumetto che non vedevo da un bel po', Ultramarine Magmel, volume 8, di origine cinese ma poi riproposto in Giappone. L'autore è Di Nian Miao, è un brossolato di 248 pagine a 4,90€. Devo dire che il fumetto in sé lo trovavo carino, terrificante invece l'anime su Netflix, e Panini ci tiene a ricordarci che quell'anime è tratto da questo fumetto. Io personalmente non l'avrei fatto, ma ok. E con questo abbiamo già concluso in realtà con le novità Panini. Abbiamo poi un paio di note, ovvero sono tutti disponibili nuovamente i numeri di Beastars dall'1 al 18, ordinabili sul sito Panini, costano fra i 6,50€ e i 7,50€. Personalmente Beastars mi piace e come opera ve la consiglio. Tra l'altro sta per finire, per cui. Ma prima di passare a Star Comics vediamo un po' le ristampe Panini, che per rendermi un po' più difficile il video, questo mese sono miste, quindi un po' escono ad agosto e un po' a settembre. Cercherò di leggervi solo quelle di agosto, sperando poi il mese prossimo di ricordarmi di recuperarmi quelle che escono a settembre. Comunque, cominciamo con i cosiddetti titoli nuovamente disponibili. Ad agosto troveremo L'attacco dei giganti 1, 2, 3, 4 e 5, anche disponibile con il cofanetto pieno, 6, 7, 8, 9 e 10. Anche questi disponibili nel secondo cofanetto pieno, e poi il numero 28. Abbiamo poi L'attacco dei giganti Birth of Revale 1 e 2, Naruto il mito 6, 7 e 8, Hunter x Hunter 3 e 17, Il mio dannato rivale 2, Slam Dunk 12 e Homunculus 1. Passando invece alle ristampe vere e proprie, Naruto il mito 36, 41, 43, 45, il romanzo di Naruto Itachi da notte e poi Hunter x Hunter numeri 8, 15, 16 e 28. Poi abbiamo One Punch Man numero 22, Noragami 14 e 15, Il mondo di Naruto guida ufficiale Il libro delle sfide, Real 13, Homunculus 11 e per concludere Un mazzo da leoni 3 e 4. Grazie Panini per rendermi sempre il lavoro complicato. Ma in ogni caso passiamo a Star Comics. Intanto vi ricordo che il 25 agosto esce la versione variant di One Piece
98, che fra l'altro volendo trovate anche su Amazon, e quindi secondo me se ci volete speculare sarà un po' difficile perché la tiratura sarà altina, così a occhio. Però vedete voi. Poi abbiamo The Seven Deadly Sins Original Sin, un volume speciale di Nakaba Suzuki, ovviamente brossurato, 192 pagine, 5,90€, che racconta storie varie dedicate ai protagonisti del manga ora che si è concluso. Fra i vari extra anche un episodio originariamente pubblicato su una rivista per ragazze, quindi una cosa curiosa, sinceramente se avessi comprato il manga gli darei una possibilità. Non l'ho letto, quindi magari no, però da sapere. Poi abbiamo Wish for Me a Love Song 1, un brossurato di 176 pagine con sovracoperta a 6,50€, a tema Yuri, ovvero Girls Love. In ogni caso, cerimonia d'ammissione al liceo, la matricola Imari definisce amore a prima vista la profonda ammirazione che sente nei confronti di Yori, la cantante di una band che si esibisce alla festa per il benvenuto dei nuovi studenti, ma invece Yori prenderà questo sentimento per qualcosa di romantico e ovviamente creerà una serie di equivoci. Olè. Curioso, quasi quasi gli darei una possibilità per vedere se è divertente, magari il primo numero lo compro, vediamo. Poi abbiamo Fatti odiare Kirai de Isasete. Ora, siccome Star Comics sa che alla mia chat su Twitch piace regalarmi gli Omegaverse, è arrivato un Omegaverse anche per Star Comics. L'Omega Naoto è un ragazzo madre, ebbene sì, che vive insieme alla sua bambina Shizuku. E perdonatemi, ma se gli uomini rimangono incinti nel mondo dell'Omegaverse, le donne cosa fanno? Cioè, sono geneticamente inutili, nel senso... Cioè, non voglio dire che le donne servono solo a riprodursi, però parlo proprio a livello biologico. Se rimangono incinti anche i maschi, rimangono tutti incinti? Boh. Comunque, in seguito all'incontro traumatico con alcuni altri, Alfa ha deciso di non creare alcun legame, ma ovviamente no, poi lo troverà. Conoscerà l'Alfa Azuki in divisa scolastica. Evviva! Ha conquistato il pubblico giapponese vincendo anche numerosi premi. Complimenti al pubblico giapponese perché il cringe non ha mai fine. Comunque, abbiamo poi Heavenly Delusion 5 che torna da una discreta assenza. Sono felice che arrivi il numero 5, una delle serie più interessanti dell'ultimo periodo presentate da Star Comics. Recuperatevela assolutamente perché ne vale la pena. Poi abbiamo Jagan, volume 11. Anche questo torna dopo un po' di attesa. Bella serie, mi piace molto. Anche qui non fatevela sfuggire. Novità invece più o meno è Animals, terzo volume dei Pampaia Works. Se avete amato i primi due volumi di Pampaia vi suggerisco di recuperarvi anche questo, io penso di farlo. È un brossolato di 184 pagine con sovracoperta a 9,90€, per palati molto molto fini, decisamente particolare ma interessante. E poi, per chiudere con Star Comics, esce la Dragon Ball Collection 6, che contiene i volumi dal 31 al 36 della Evergreen Edition, 25,80€, per chi si vuole recuperare in cofanettino uno dei manga più importanti degli anni 80-90 in Giappone e che fondamentalmente ha dato la forma allo shonen moderno. Se non avete mai letto Dragon Ball, forse è il caso di farlo. Proseguiamo passando a Bao, che ci annuncia fra le uscite di agosto, anche se sinceramente non sarei così sicuro che esca effettivamente ad agosto, La Taverna di Mezzanotte numero 4 di Yaro Abe, 304 pagine, 17€. La storia ormai la conoscete, immagino. Una taverna che apre dalla mezzanotte in poi, i vari avventori ci raccontano le loro storie. È interessante, particolare, molto 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 giapponese, assolutamente consigliato. Ma passiamo a J-pop. Iniziamo con un manga presentato fra le uscite di agosto, ma che in realtà esce a luglio, ovvero Love from the Other Side di Nagabe, un brossurato 15x21, 200 pagine, 12€, e fondamentalmente parla di amore che si presenta in molte forme. Avremo un magnifico volatile che consola una ragazza in difficoltà, un vampiro che balla di notte con una giovane donna, una ragazza cieca che vive con un mostro. Questa e altre storie inedite compongono questa preziosa raccolta di racconti brevi di Nagabe. Devo dire interessante, il suo tratto mi piace molto, sicuramente una possibilità gliela si dà. Esce, come dicevamo, il 21 luglio, quindi fra non molto. Poi un fumetto che non usciva da un paio d'anni, ovvero Tableau Gate 23 di Rika Suzuki. Sono 26 volumi, non credo di averlo mai letto, però nel caso seguiste la serie e vi steste chiedendo che fine abbia fatto, torna, evviva! Poi abbiamo Shuten Doji, il banchetto delle tenebre, ovvero Jushin Senki in originale, fumetto di Gonagai, volume unico, e un'antologia di racconti che hanno ispirato Shuten Doji, una delle opere più interessanti di Gonagai, se escludiamo Devilman. Conflitto tra umani e demoni torna protagonista in un'opera del maestro, con un taglio diverso, tra retroscena e curiosità su demoni e leggende della mitologia nipponica, sei indimenticabili gemme perdute dalla fantasia di uno dei più grandi mangaka di sempre, anche se uno dei più incostanti, forse. Nagai si ama o si odia, o si ama e si odia contemporaneamente.
Poi abbiamo Maria la bambola di Osamu Tezuka, volume unico, solite 400 pagine per 15 euro. Il protagonista, Yakeno Yahachi, è un giovane delinquentello a cui manca una figura femminile. E visto che siamo ormai a tema Omegaverse, a un certo punto partorirà Maria, un ectoplasma che trova poi un corpo occupando una bambola gonfiabile. Essendo nata da Takeno, però, Maria è un maschiaccio tutt'altro che affine a ogni stereotipo di femminilità. È una delle opere più originali e sorprendenti di Tezuka e ha dato origine a un nuovo sottogenere del manga, ovvero il Seikyoiku, che coniuga divulgazione e intrattenimento sul delicato tema dell'educazione sessuale, sicuramente interessante e non un manga ordinario. Vabbè, è Tezuka, devo dirvi di comprarlo, compratelo. Ma passiamo e concludiamo con Dinit. Abbiamo un cofanetto, ovvero Believers 1 e 2. Un'isola deserta, una donna e due uomini, sembrerebbe un paradiso terrestre circondato da onde che brillano colpite dal sole. I tre però sono adepti di una neoreligione i cui valori principali sono la purezza e la castità. L'autore è Naoki Yamamoto, il prezzo è di 33,80€, un po' caruccio, e non ho segnato il numero di pagine. Non ne so moltissimo, però magari da tenere d'occhio e capire un po' meglio cos'è. Vedremo quando uscirà. In ogni caso, con questo abbiamo concluso. Io intanto vi ringrazio per aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un canale Telegram, vi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo, un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, un canale con le offerte, ho poi una pagina su Instagram e un canale su Twitch in cui faccio live tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 18, la domenica alle 21 in cui monto le Gunpla, e in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video. E in teoria dovrebbe contenere quella che è tutta la prima stagione.